Voglio provare com'è questa spilla. Quindi, prima di proseguire, facciamo un combattimento. Allora, carichiamo lei, carichiamo Minamimoto. Madonna mia. Se riusciamo a combinare. Caboia. Allora, ci mette veramente un sacco a caricarsi. Però se riusciamo a combinarla fin da subito con Minamimoto, facciamo di quei danni. Oppure possiamo usarla semplicemente per fermare un nemico, tipo questo qua grosso adesso. Perfetto. E siamo anche saliti di livello. E abbiamo ottenuto, vediamo. Beh, dai, un po' di... Non ho visto, però abbiamo ottenuto un bel po' di spille. E a parte questo, questa qui è buona, ma non vale la pena. Vale... Però si evolve, quindi magari la teniamo solo per un altro giro, perché magari evolvendosi migliora. Fa un bel po' di danno e ferma i nemici. Il problema è che ci mette troppo a ricaricarsi ed è solo un utilizzo. Sapete, per me tutta questa cosa è un grosso azzardo. Sicuro che sia ok fare quello che ci pare come stiamo facendo? L'hai sentito? Ora come ora siamo messi male. Come si dice, a mali estremi, estremi rimedi. Se ci aiuterà a salire di classifica, perché no? Ammesso che ci aiuterà davvero. Non si può negare che rimanga un'impresa rischiosa. Parla l'impresa rischiosa in persona. Sì, in battaglia si è fatto suo, ma non è Minamimoto. E ammetto che entrare nella mente delle persone è stupefacente, però... Boh, non so. Qualcosa vi turba, nobile Rindo? Sembrate contrariato. Io? No, no, va tutto bene. Non avrà sentito quello che ho appena pensato. D'accordo. Ho una domanda per te, boss. Sì. Vorrei ribattere con una domanda, boss. Sì, perché sei più grande di noi e hai fatto secchi quei rumori come una vera boss. Però in quanto boss significa che puoi licenziarci. Desiderate sfidare la sorte? Aiuto, allora è meglio che mi comporti bene. Allora volevo chiederti, cosa ti porta il PS, boss? Un frontale con un taxi? Ti è esploso un polmone? Non so cosa sia questo PS di cui parlate. Dove ci troviamo ora? Sai, l'aldilà? Al di là, ovvero al di là della vita, ovvero non più tra i vivi? Sì, morti, defunti, caput. Anch'io? Sì, in qualche modo siamo morti, siamo finiti qui a giocare a sto gioco. Questo spiegherebbe la terribile sensazione di essere un'esiliata dell'umanità. Quindi in altre parole... Sono morta! Tan tan tan. Ehi, ti capisco, è un brutto colpo. So quanto possa sembrare assurdo, ma se ci pensi possiamo comunicare soltanto tra di noi. E io non mi sento molto vivo, quindi ha senso. Evans. Ah, ho perso la mia vita e non mi rimane nulla, se non questa maledetta spilla. Aspetta, spilla, che spilla? È alquanto anonima, non mi ha mai entusiasmata, ma il doppiatore di Tomonami non faceva che tesserne le lodi. Certo, alcuni e le strambi dicevano di aver trascorso periodi difficili dopo aver preso queste spille. Ma chi ero io per dubitare di un testimone al quale sua radiosità? Oh, le nostre sono uguali, dite che c'entrano col gioco. Magari se le buttiamo via finisce tutto. Oh, vi arrendete già. Wow, pensavo che era Minamimoto. Dai, gettatele, vediamo che succede. Perché non ce lo dice e basta? Ecco cosa ti dirò, ragazzino. Le vostre spille sono speciali, sono i vostri ID giocatore. ID giocatore? Ma le ho viste ovunque, praticamente in ogni angolo di Shibuya. E secondo voi chi sarà mai l'artefice di tutto questo? Di solito le distribuiamo quando la gente muore, ma se tutti le possiedono è già fatica risparmiata. Oh. Beh, ha senso. Però se uno non se la tiene addosso quando crepa? E così appena uno tira le cuoia può tuffarsi dritto nel gioco. Furbo, eh? Really? Wow, alla faccia della pubblicità aggressiva. Quindi sì, certo, buttatele pure via se vi va. Ma voi sapete cosa succede quando si forza l'arresto di un gioco, vero? I dati possono danneggiarsi e a volte addirittura cancellarsi. Il mio incubo peggiore. E se iniziaste anche voi ad avere dei bug? E se perdeste tutti i vostri poteri? Non avreste difese contro orde di rumori? Ma ovviamente sono tutte ipotesi. Allora, avete deciso di gettare la spugna e le vostre spille? Per ora ce le teniamo.
Bravo, sapevo che avresti fatto la scelta giusta. Non ho mai incontrato una persona più ripugnante. Ci tocca resistere fino alla fine della settimana. Beh, spero che sappiate già che vi toccherà fare di più che resistere. A meno che non desiderate restare nel gioco per sempre. Per sempre? Da quando fa parte dell'accordo? Non c'è nessun accordo, ragazzino. La vita è ingiusta e ti garantisco che l'aldilà non lo è da meno. Dovete farvene una ragione e giocare. Le regole sono semplici, basta seguirle, vero? Ecco, vedi? Oh, io ci vedo, ebbene, io vedo tutto. Ma ehi, si fa quel che si può per vincere, no? Non posso biasimarvi. Aspetta, dici sul serio? Certo, finché cercate di guadagnare punti, chi sono io per giudicare? Spero solo che riusciate a ottenerne abbastanza. A quanto pare niente sfugge allo sguardo dei demoni. Beh, ora che abbiamo l'ok di naso tappato, ci rimettiamo all'opera? Sì, forse è meglio. Naso tappato. Ma guarda un po', se la stanno cavando. Eh? Sì, qualcuno ti stava guardando, rindudo. E non possiamo passare, fammi vedere. Ragazzi, mi sembrate rilassati oggi. Volete prendere sul serio questo gioco? Sul serio da morire, l'hai capita? Va bene, comunque, se volete passare da qui, dovete vincere una battaglia catena da 3 riduzioni. Capito? Muovetevi allora. L'ho appena fatta una da 5, che palle! Va bene, cerchiamo 3 riduzioni. Dite che la catena funziona sullo squalo? Secondo me no. Continuiamo con la solita strategia, ovvero... Vieni giù. Madonna mia, che combinazione incredibile che gli ho tirato su. Mamma mia, ti spacco la faccia. Ah, è sfuggito. Dai, torna fuori. Madonna mia, che combo che tiriamo su ormai. Mamma mia. Perfetto, 3 riduzioni, andate. Grado S, tempo stella. Abbiamo ottenuto un pipistrello e questa si è evoluta. Vediamo. Oh, carina. Però quel vuoto, scusami, che cosa vuol dire? Io pensavo fosse il nome intero della spilla, invece è rimasta anche su questa. Cristallo da brividi, vediamo com'è. Allora, questa fa ancora la catena. 347 di danno. Una sola volta, 21 secondi, è sempre troppo. E la nuova spilla, vediamo. Fa la stessa cosa di quella di ghiaccio, solo che ne spara 3 addirittura, non male. Va bene, vai Minamimoto. Andiamo un attimo dentro a vendere le spille inutili. Già che ci siamo, abbiamo un po' di soldi, magari. Vediamo, cosa posso comprare? Beh, hanno tutti uno standard di stile altissimo, per carità. Però, ecco, compriamo delle scarpe e il cappellino. Non volevo esagerare troppo coi costi. E a proposito di comprare, fare, dire, baciare lettere e testamento, prendiamo la ricompensa di Rindo, così vediamo gli HP dei nostri nemici. Esatto, che questo è comunque utile. Abbiamo altri 2 punti e non abbiamo molto altro che possiamo fare. Andiamo dal nostro amico demone e diciamogli che abbiamo fatto tutto. Wow. Obiettivo raggiunto, avete guadagnato una medaglia. Scherzo, però vi lascerò passare. Ha fatto lo scherzone lui. Bravo, ti odio. Allora, come faccio a sapere chi ha bisogno di aiuto? O meglio, quando c'è una missione in giro? Guarda chi si vede, Rindy Fret. Oh, ehi, hey, Canon! Vi spiacerebbe spostarvi un secondo? Siete proprio davanti al prossimo indizio. Scusa. Voi che cosa combinate? Marinate di nuovo? Non proprio, cioè effettivamente potrebbe sembrare così. Non è che quel Ryoji vi ha coinvolto in uno dei suoi giochetti? Cosa? No, no, giuro. Come fai a sapere di Ryoji? Perché vi comportate in modo strano per essere dei novellini. Non state mica cercando di barare. Non guardare me. Tu devi essere la nuova recluta. Lei è Nagi. Piacere di conoscerti, Nagi.
Ormai stai diventando famosa con quel potere incredibile che hai. Davvero? Ma certo, entrare nella mente delle persone e invadere la loro privacy è clamoroso. Se la metti così sembra una cosa terribile. Onestamente, per me è stato così. Peccato che non siamo stati noi Varia Beauties a reclutarti. Dici davvero? Ovvio, uno psico come il tuo non ce l'hanno mica tutti. Stai dicendo che vorresti qualcuno come lei in squadra? Stai dicendo che tu non la vuoi? Tamarindo ha solo paura di cambiare, ecco tutto. È stata dura, ma alla fine sono riuscito a fargli capire che ha un sacco di potenziale. Però hai di certo occhio per il talento. Non uno solo, due! Comunque, ho capito che non volete parlarmi del piano segreto di oggi, quindi non insisto. Scusa, ma se dovesse succedere qualcosa alla mia squadra, vi verrò a cercare. Oh, per fare cosa? Per darvi una lezione. Sapete, pensavo che voi due foste solo dei ragazzini carini e innocenti, ma forse mi sbagliavo. Beh, carini lo siamo. Oh, mi piace che credi in te. Bye bye. È parso a me, Uka non era minacciosa. Secondo voi è sempre così? Per il bene nostro e della squadra, spero di no. Beh, dai, guardiamo il lato positivo. Avere una rivale motivante. Che ingenuo ottimismo. Ehi, un secondo, sbaglio, quella è una risatina? Assolutamente no. Forse Fred dice bene. Gli altri giocatori sono nostri rivali. L'ho sentita con le mie orecchie. Siamo all'altezza dei nostri avversari. Allora dovreste pensare di farle controllare. Flashback? Anzi, flash forward? Huh? No, 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 no. This can't be happening. Am I dead? Dead? Stay with me, buddy. Lord Rindo! Rindo! Great. Another vision. Same one as yesterday, too. Is it supposed to be the future or something? Ottimo, stiamo per crepare allora. Allora, prima di proseguire, andiamo un attimo al bar. Cosa può piacere a Minamimoto? Questo? Dai, ci ho azzeccato. Il caffè latte freddo, ottimo. Il cioccolato non gli dispiace. Sta continuando a spiarci lui. Alla fine non ho comprato nulla perché volevo andare da un'altra parte. Aspetta, ho sentito un odore. Che cos'è? Se il naso non mi inganna, questo è il delizioso speziato profumo di curry. Non ne sbagli una quando si parla di cibo. Puoi dirlo forte. Forse arriva da quel negozio laggiù, anche se pare che non sia ancora aperto. Credo che si stia preparando ad aprire. Scommetto che stanno provando delle ricette spettacolari lì dentro. Diamo un'occhiata. Fred, no! Non è corretto sbirciare in un ristorante prima che i preparativi siano completati. Fermatelo! No! È tutto sbagliato! No, non è lui, gli assomiglia ma non è lui. Questo non è il curry che volevo preparare. E adesso cosa facciamo? Il giorno dell'apertura si avvicina, non ho tempo per ritoccare la ricetta. Ma non posso nemmeno servire ai clienti un curry mediocre. È tutto inutile, non c'è speranza. Curry, curry, curry. Cos'è il curry in fondo? Ci ho pensato così tanto che ho perso di vista quello che conta. Cosa faccio adesso? Cacchio, la sta prendendo male per questa storia. Invero, sembra soffrire per un blocco creativo. Brutta storia. Oh, e se fosse solo una preoccupazione? Forse sta così perché i rumori l'hanno posseduto. Ha ragione, deve essere quello. Hai fatto centro. Gah, non farci prendere questi spaventi. Ah, ok, no, pensavo che era Minamimoto. Ehi, tu non sei uno della Deep River Society? Sì, ma adesso non importa. Ne siamo proprio sicuri? Sì, quello che importa è che io adoro il ramen. Il ramen del Don, per la precisione. Ma sta cucinando il curry, non il ramen. Adesso che lo dici, mi sembra di ricordare che qui ci fosse un negozio di ramen prima. Sì, circa 3 anni fa. È qui che il Don serviva il miglior ramen in assoluto. Ma un giorno si ammalò gravemente. Overdose di noodle. Si vocifera. Non ha potuto fare altro che chiudere il suo amato negozio. Dio mio, che tragedia. Sì. Bisogna fare attenzione alle abitudini alimentari. Dopodiché, per qualche motivo, si è appassionato alla medicina tradizionale indiana.
È andato fino in India proprio per quello. E laggiù ha assaggiato il vero curry per la prima volta. Ah, quindi era davvero Ramen Don lui? Lo ha cambiato completamente. Da allora il Don non ha fatto altro che dedicare tutto il suo tempo al curry. È come se la sua passione per il ramen avesse un nuovo obiettivo. Quindi ovviamente ha deciso di aprire un ristorante di curry. Che andrebbe benissimo se solo riuscisse a tornare in sé. Ma il rumore ha preso il controllo su di lui. Ha preso possesso dei suoi pensieri. Sì, cioè fa dispiacere vederlo così. Vero, vorrei aiutarlo a tornare in sé, ma non c'è niente che io possa fare. È per questo che mi serve il vostro aiuto. Solo che tra le nostre squadre non corre buon sangue. Ma dovete aiutarmi a fare qualcosa per il Don. Vi prego, dovete provare il suo curry, a qualsiasi costo. Wow, cacchio, non so voi ragazzi, ma io ci sto. Conosco bene la tortura dell'attesa di una nuova uscita. Per questo, anche se non vorrei entrare in una mente così turbata, sono disponibile a offrire supporto. Oh, grazie, ascolta il poveretto. Questo si può chiamare curry, o è solo appropriazione culturale? Pardon the intrusion. Pare che non ci sia tempo da perdere, con permesso. Ah, così, subito? Sta musica molto alla Kingdom Hearts. I think we've got this. Sta musica di ipertensione? Scusami. Ah, non posso mettere in pausa, volevo... Volevo provare a scansionarla, ma... Non ho tempo, a quanto pare. È incredibile sta musica, volevo shazammarla, ma è bellissima. Beh, almeno Ramen Don ora è a posto. Perfetto, e il signor Don ora è a posto. Huh? Eh? Perché mi sto innervosendo così tanto? Non serve cercare di cambiare le mie radici. Sono nato e cresciuto qui a Shibuya, è parte di me. Adoro il curry indiano autentico, ma in tutto quello che faccio si sentirà la mia mano. Devo imparare ad accettarlo. Accettarlo e portarlo avanti, a tutta velocità. Shibuya non ha ancora provato l'ultimo dei miei ramen. Prenderò quello che so e gli darò un tocco speziato, in stile curry. È ora di mettersi ai fornelli. È andata bene. Direi di sì. Invero, oserei dire che la questione è risolta. Sei stata grande, Nagi. Oh, grazie, grazie, grazie. Potrò provare il curry del Don ed è tutto merito vostro. Già, adesso ci devi un favore. Eh? Secondo me no. Non è che aprirà il negozio solo per me. Direi che ci abbiamo guadagnato tutti. Fateci un salto appena apre. Una ciotola dovrebbe essere una ricompensa sufficiente. Farò richiesta per far avere uno sticker dei demoni a questo posto. Sarà incredibile, non vedo l'ora, però mi sa che devo... Beh, ci si vede. Aspetta, non puoi andartene così. Dite che si è approfittato di noi. Non fateci caso. E poi ammetto di essere molto curioso di assaggiare quel curry. Beh, se per te va bene, allora che problema c'è, credo. Dovremmo tornare domani e vedere se è aperto. Assione, una spilla che ricorda il mondo delle memorie. Scambia con oggetti un certo negozio. Oh, e 5 punti da... Oh, il tuo amico è stato aggiunto Koei Toyohashi. Quindi abbiamo risolto, sì, una delle missioni è andata. Allora, vediamo cosa vuole l'amico nuovo. Mantiene i PF, riduce la quantità della quale diminuisco i PF massimi quando abbassi il livello. Allora, non è male, potrebbe servirci più avanti, per il momento li teniamo questi punti. Molti dei ristoratori, quando fai amicizia con loro, ti sbloccano sostanzialmente... Ti permette di equipaggiare una spilla extra a un tasto già se... Dicevo, molti dei venditori quello che fanno è aumentare il loro menu quando fai amicizia con loro. Comunque io in tutto questo stavo cercando il negozio dove avevo preso il caffè l'altra volta, ma non mi ricordo dov'è. Tanto, a prescindere, fare tutti questi giri ci porta comunque da qualche parte, ovvero completare le missioni secondarie. E possiamo visitare negozi che magari non abbiamo già visto. Bello questo cappello. Ecco, questi sono utili. Evitano la respinta. Può essere veramente buono. Sai cosa? Da lui magari compro uno di tutto. Potenziamento esperienza. Assolutamente. Questo ce lo prendiamo. Prendiamo anche gli scarponi e anche tutto il resto, dai. Facciamo una buona spesa oggi. Ecco fatto. E siamo quasi a livello VIP 2. Aumenta la potenza delle spille con affinità allo scoppio. Beh,
devo dire che ha senso visto la, visto la scarpa, no? Questi aumentano l'attacco di Fret, non sarebbero male. Va bene, questi li compriamo per Fret adesso. Ho speso un sacco di soldi solo per vestiti e non ho ancora comprato da mangiare. C'è un nemico blu, aspetta. Io non so cosa facciano, però immagino siano belli cattivi come lo erano sul gioco principale. Forse sono nemici molto più forti che ti danno più tasso di sincronia. No, alla fine erano solo nemici che avevano un drop rate più alto, ma niente di speciale. E questo? Sembra uno dei codici a barre di Ryoji. Ottimo. Quindi cosa facciamo? Troviamo le differenze. Forse qualcosa non va. Cosa c'è di strano in questa immagine? La statua? Palesemente. Forse questa parte. Ah, sicuro. A me sembra normale. Purtroppo credo di essere d'accordo. Beh, io ci provo, non si sa mai. Mi sbagliavo. Stavolta non ci siamo, Tamarindo. Scusami. Ma lì in mezzo non c'era Chico? Esatto. Scusami. Lord Rindo. Nobile Rindo. Esatto. Questo qua è letteralmente il segno di Ryoji. Assolutamente. Sembra una specie di quiz. Certo che Ryoji ha un sacco di tempo da perdere per essere uno che si trova nei guai. Ok, la domanda è: quale tre seguenti non è sul menu del bar a Chico? Facile, basta leggere il menu. Sul loro sito il menu non c'è. Sul serio? Ah. E allora, quale sarà? Quale fra questi non viene servito al bar a Chico? Il caffè? Caffè freddo? Forse o forse no. Non riesco a ricordare. Ho la mente vuota. Ma che sorpresa. Vediamo se riusciamo a trovare la risposta da qualche parte. Però scusami un secondo. Scusami, la differenza è la statua, palesemente. È a Chico, anzi, non è a Chico. Allora avevo puntato al punto sbagliato. Wow, è vero, non può essere. Quindi la risposta è a Chico. C'è un 2 scritto qui in piccolo. È lecito presumere dunque che 2 sia una delle cifre che cerchiamo? Lo credo anch'io. E vai, siamo fortissimi a questa sfida. Ok, posso andare al bar a Chico allora? Allora, il caffè freddo c'è, l'isola gelato c'è, non c'è il tè freddo. Va bene. Non credo che abbiano il tè al latte. Pur non essendone certa, ritengo che sia corretto. Oh, certo, ora mi ricordo. Ho provato a ordinarlo una volta, ma mi hanno detto che non lo avevano. Avresti dovuto usare il tuo potere su te stesso, così ti sarebbe venuto in mente prima. Ma dai, non funzionerebbe mai. O forse sì. Ad ogni modo, proviamo questa come risposta. E il risultato? È giusto, dice che una delle cifre è il 9. Fantastico, ottimo lavoro squadra. Ottimo. Allora, ora dove possiamo andare? Shibuya Ikarie. Perché qua c'era qualcuno da aiutare. E in tutto questo io ancora non mi ricordo dove cavolo avevo preso il caffè dell'altra volta. Ah, c'è un nuovo negozio, ottimo. Oh, greetings. I dango di fagioli rossi, il takoyaki, l'animitsu crema di matcha e il dango alle dame. Secondo me questo piace a lui. Lo sapevo, cacchio. E aumenta lo stile, quindi direi che è ottimo. Il dango magari a lui? No. A lui, ovviamente. A lei? A lei non le fanno impazzire. A lui piacciono i fagioli rossi e i taiyaki? No, a lei no. Ok, abbiamo 2 ciotole di frutta, un dango alle dame e un taiyaki. Perché continuo a dire takoyaki? Takoyaki sono tutt'altra roba. Vai, mangiali. E ha sempre beccato un sacco di stile. Bravissima ragazza. Questo ci mancano ancora 3 punti per poterlo usare, ma direi già di mettercelo così appena mangiamo la prossima volta. Già ce l'abbiamo. Per questo ci serve un fottio di stile. E anche per questi. Vediamo cosa vuole l'amico. Siete giocatori, vero? Sì, ma perché ti interessa? Sei forse un demone? Ottimo, allora è il momento di un quiz. Ascolta, andiamo un po' di cronometro parte ora. Almeno potresti ascoltarci. Ignoro chi siete, tuttavia lungi da me sottrarmi a una sfida. Visto, lei sì che capisce. Cominciamo.
Aspetta, Nagi, mi sa che abbiamo poco tempo. Nobile Rindo, vi prego, non possiamo esiberci dall'affrontare questa sfida. Un tempo ero regina di Quiz Academy, ne va del mio onore. Quiz Academy, sembra che sia un gioco d'arcade. Il titolo di regina viene attribuito a chi rimane in cima alla classifica per 10 settimane di fila. Bah, che cosa abbiamo da perderci? Io dico di accettare la sfida. E va bene, anche perché Nagi non mi sembra disposta a rinunciare. Non vi deluderò, nobile Rindo. Il tuo social network è stato aggiornato. Ok, affrontiamolo. Pronti per il quiz? Andiamo. Benissimo, ecco la prima domanda. Quale tra le seguenti dà come risultato un palindromo? È quella cosa che si legge allo stesso modo anche al contrario, vero? Te la senti, Nagi? Non dovete preoccuparvi. Quale tra i seguenti dà come risultato un palindromo? 12 per 21. Troppo facile, chiaramente, 12 per 21. Bene, bene. Prossima domanda. Che razza di cane è dedicata alla statua davanti alla stazione di Shibuya? Un chihuahua. È una chita? Queste domande patetiche sono un insulto. È una chita, ovviamente. Ok, è il momento dell'ultima domanda. Cosa è volato nei cieli sopra Chico nel 1951? Una funivia, credo. Questa la so, una funivia. Ne siamo proprio sicuri? E va bene. Sai che forse ho sbagliato, dannazione. Avete vinto, ok? Questo quiz era troppo facile per voi. Invero. Beh, se mai vi andasse di fare un altro tentativo, ho altri quiz che vi aspettano. Sfida accettata. Eccellente, ma attenzione, queste domande saranno più difficili di qualsiasi altra domanda vi abbiano mai fatto. Ad ogni modo, la vostra performance di oggi è stata davvero notevole, perché mi avete ispirato a scoprire nuove domande impossibili. Grazie per aver giocato, vi aspetto per nuove battaglie di arguzia. Beh, è stato un diversivo molto piacevole. Ora torniamo a dedicarci a questioni più importanti. Cacchio, boss, lo hai fatto nero quel tizio. Fretta ha ragione, sa davvero un sacco di cose. 1000 yen, 5 punti amicizia, il social network è stato aggiornato. Ottimo. Quindi, due missioni secondarie su tre ce le abbiamo. Allora, cosa vuole lui? Vediamo, appena ecco. Autostile, aggiunge un'opzione di autostile nel menu vestiti. Non è utilissimo, per adesso, però grazie. Ed ecco, ma è il principe! L'ultimo amico da aiutare. E sbloccheremo anche il suo social. Ehi, Gioji! Esatto. Non pensavo che l'avremmo rivisto così presto. Oh, che fa? Possiamo scansionarlo? Ti prego, ti prego! Ammetto di non avere mai pensato di leggere la mente di una celebrità. Sicuramente violazione della privacy. Per fortuna nessuno può leggere i miei pensieri. Yeah! Il tuo social è stato aggiornato. Vediamo. Ricordi di una zuppa. Ricordo quasi tutti gli ingredienti, ma manca ancora qualcosa. Che cosa? Avanti, pensa, pensa. Cosa sentivi quando lo mangiavi? Il brodo era proprio come quello di Sebastian. Ho provato più volte a prepararlo da solo, ma non mi è mai venuto perfetto. Se penso che potrei non assaporare mai quel ramen incredibile, è come se la mia vita non avesse più senso. Ma non siete curiosi? Neanche un pochettino. Cioè, parliamo del principe, tipo il re dei food blogger. Il principe è un re sotto la stessa corona? Se una zuppa lo ossessiona così tanto, deve essere per forza incredibile. Proverò a rinfrescargli la memoria. Sicuro che sia una buona idea. Ma lei non può fare, no? Dai, che ci divertiamo, amico. Siamo sicuri? Ah, se proprio ci tieni. Perfetto, allora per cominciare devo immaginare un ramen incredibile. Come lo faceva Sebastian. Chissà chi è poi. Va bene. Allora, vai con la scansione. Minchia, quanta roba. Oh, subito, subito. Ecco fatto. Ricordi. Vediamo. Posso, vediamo, mangiare questa zuppa anche 100 volte, ma non mi stanca. È veramente perfetta. Per preparare il brodo viene usato un pollo intero e anche qualche osso di maiale. Se non sbaglio, erano gli stessi ingredienti che ha usato quando appunto lui rincontra Ramen Don in Tuevi. Le sardine e le alghe donano un intenso sapore, ma l'ingrediente segreto è la passione dello chef. Che succede? Sento che la mia mente non è più annebbiata come prima.
Alghe e sardine nel brodo per un gusto intenso, ma soprattutto... amore! Ecco cosa mancava, senza amore per forza zuppa non era perfetta. Perdonami, Sebastian. Sembra che abbia dimenticato l'ingrediente più importante di tutti. Accidenti, questa sì che è una passione per la cucina. E dire che è famoso per la sua freddezza e il suo distacco. Invero, tuttavia questo atipico entusiasmo gli dona ancora più fascino. Sai, sento di aver fatto proprio una buona azione e penso di averci preso gusto. A chi altro serve aiuto? Fretta la riscossa! Rallenta, mister gentilezza gratuita, abbiamo una missione da compiere. Hai ragione, amico. Eiji Oji ora è nella nostra lista di amici. Vediamo cosa ci dona. Shibupay automatico. Converte automaticamente le spille denaro e raggiunge il tuo saldo Shibupay. Come se poi andarle a vendere fosse un problema.